ripartire dall'onorevole Picchi. Oh, ho scoperto che era compagno di scuola di Renzi. Era compagno di scuola di Renzi? Liceo Dante dal 1988 al 1991. Oh, sono notizie. Aspetti, sto venendo là, perché mo mi vedete. C'è lo scoop. Ma io adesso pensavo di parlare. Io però voglio entrare in redazione. Mi siedo qui in mezzo. No, vorrei sapere, intanto che carattere c'aveva? Era un ragazzo gioviale, non era il Renzi di ora. Per rispondere perché adesso a... non lo trova gioviale? Ma adesso è un po' antipatico, è sempre incattivito, insomma, c'ha sempre questa voglia. Lui e il suo ego non riuscivano a stare a Palazzo Chigi insieme, insomma, è un po' cambiato, un po' peggiorato, dai. È peggiorato. Ma voi eravate però volevo amici? Dire... No, aspetti, le dice le cose a Sansonetti. Ma riprendo una cosa ma su Renzi. Ma eravate amici? Amici mi sembra una grossa affermazione. Sa, per e essere amici ragazzo bisogna... era... Ci si conosce, si faceva politica nella stessa città, quindi è evidente che... Sì, ma io voglio capire, andavate proprio a scuola insieme? Liceo, ginnasio, Dante in Piazza della Vittoria. E c'era avete gli stessi anni? No, io sono più vecchio. Lei è più vecchio, io quindi lui era ragazzino. No, quando... era ripetente, Picchi. No, era anche un anno avanti, quindi io proprio no. Guardate. Era un anno avanti. E Renzi quanti anni meno di lei ha? C'ha 2 anni meno di me. Lei l'ha visto arrivare, ma lui com'era al liceo? Era uno che... Era più goffo di ora. Era goffo? Molto goffo. Tant'è vero che quando si presentava alle elezioni per il consiglio d'istituto non arrivava mai primo. Queste sono... E chi arrivava primo? Sono arrivati altri che ora, se non mi sbaglio, un ragazzo del consiglio comunale di Firenze, insomma, quindi altri che hanno continuato la carriera politica ma non hanno fatto poi la carriera politica di Matteo Renzi. Però lui si candidava? Si candidava di già, mentre io non mi candidavo. E niente, guardava. Infatti non ho fatto il premier, questa è la differenza, ho sbagliato. Ma quel... era un ragazzo carino, per esempio, ma aveva con le ragazze, che lei si ricordi. Questo proprio non... Niente. Io il gossip è una cosa che non mi riesce. Ma io non voglio il gossip, voglio sapere, ma il gossip per il liceo non me lo ricordo. Cioè, al liceo uno... Ma no, sono i momenti nei quali uno si forma. No, era impostato, no. Era impostato. Sì, poi lui, se non mi sbaglio, era del gruppo... Ma però la dica una cattiveria ogni tanto, ha detto che era goffo, ha detto che era impostato, che non vinceva le elezioni. Se le riesce, dica anche una cattiveria. Ma via. Dicono una cosa, che lo schema di Matteo Renzi non è vero che non si agguanta da nessuna parte, è sempre lo stesso. Da quando si candidò alla provincia di Firenze 15 anni fa al comune, lo schema è sempre il solito, quindi qual in realtà è? Renzi è prevedibile, basta saperlo leggere. E qual è lo schema? Lui vuole arrivare prima degli altri, e quindi se uno vuole arrivare prima degli altri è chiaro che quelli che sono i suoi avversari politici... E se non ci riesce ad arrivare prima degli altri, qua facciamo rispondere a Fiano? Fa nascere il governo e poi cerca di uccidere.